Only Crap Speech, tutti quanti ragazzi, sono Bossa, sono andato con il terzo episodio del gameplay di Driver 3. Allora, in questo episodio faremo due missioni. La prima è fai colpo su Lomas e la seconda è lo yacht di Gator. Sono due missioni abbastanza semplici. Cominciamo con prendere il nostro cigarette, che lagga un po' all'inizio, e andando al punto d'incontro, che è dopo una lunga traversata in motoscafo. Lunga, però potremmo farla un po' più corta, solo che non c'è proprio da andare dritti, perché se vedete sulla minimappa sto andando leggermente verso sinistra, perché c'è una rientranza che bisogna andare per di là, bisogna passare sotto i ponti. Ecco, si vede già, mi pare, non dalla minimappa, appunto da dove c'è la testa di Tanner adesso. Ecco, vedete, ho girato un po', ho aggirato quella zona verde della minimappa. Ok, stiamo attenti adesso che la zona si sta un po' restringendo, e quindi è un po' difficile andare in motoscafo, soprattutto con quei motoscafi che sono già parcheggiati. Tipo adesso invece, guarda, vedete, se uno va veloce magari un attimo di panico, i tasti gli vanno alla cazzo. Ok, possiamo smontare per di qua, ok, andiamo per di qua. Dai, lagga un poco quando mi sto fermando con il motoscafo. Ok, smontiamo subito e ce la fanno un salto. Mi sa che non c'era neanche bisogno di fare salti. Eccolo. Ok, così sei arrivato. Già. Ma non rispondi mai alle telefonate. No. Guarda, questi edifici appartengono a Tico. Che merda. Ed è il momento che se ne vada da Miami. Noi okay. Faremo un bel casino qui e lo faremo in fretta. Non vedo l'ora. Vediamo come guidi. Ok. Control con la sgommata, ragazzi. E si parte in 1 minuto e 30 secondi. Dobbiamo distruggere tutte le proprietà, se si possono chiamare le proprietà, questi bidoni qua. Oh, porca troia, madonna. Ho fatto un salto pazzesco. Dobbiamo distruggere tutte queste proprietà, se si possono chiamare proprietà, una serie di bidoni e di... quattro mura. Sono quattro mura queste, perché all'interno non c'è un cazzo. E ecco, mi colpiscono attraverso i vetri. Ok, ho perso un attimo la cognizione di dov'ero, però adesso mi sono ripreso, vai. Ecco, quando voi fate sti salti, ci sono sti bidoni che esplodono, vi coprono tutta la visuale e non capite un cazzo. Ok, prossimo è per di qua. Non so se la macchina ne risente di tutte queste esplosioni, oppure è messa male per colpa del fatto che ci sono gli uomini che ti sparano. Comunque abbiamo quasi finito, giriamoci a sinistra. Manca adesso tre bidoni e poi un salto, dobbiamo prendere la rincorsa. Ok, vai. Perfetto. Fermiamoci. Ok, basta così. Sai guidare. Ok. Ma io voglio vedere di più. Cambiamo auto. Ne ho una che ci aspetta sul retro. Si vede, che messa male questa. Scenduiamo. Opla. Raggiungiamo la macchina. Ah, si ferma automaticamente. Volevo fare una sgommata. È un bar a nord del centro città. Ok. Il loro tempo è scaduto stamattina. Noi due andremo a far loro visita. Allora, dov'è? Qual era la strada? So che dovevi fare una strada un po' strana. Quello chiuso. Non mi ricordo com'è che si esce da qui. Proviamo andare per di qua. Ah sì, aspettate, forse. Ah sì, adesso mi ricordo. Devo andare per di qua. Magari se c'è un'altra strada, magari voi che ci giocate ditemelo. Che figata, ragazzi! Avete visto cosa sto facendo? Sto facendo tipo come sullo skateboard sul muro. Questa cosa con la macchina. Allora, questa zona è molto vicina da raggiungere. Alla prossima curva giro a destra e poi vado tutto dritto. Ok. Si può cambiare arma della macchina? Aspettate, appena trovo un rettilineo provo a premere il tasto destro. Vediamo. Perché ho impostato il cambio arma sul tasto destro del mouse. Certa gente capisce subito. Altri no. Tu?
vedremo. Voglio che tu faccia saltare questo bar. Demoliscilo. Fallo a pezzi. Fagli capire chi siamo. Ok. Dobbiamo distruggere più cose possibili. Però non morendo, eh. E abbiamo anche qua un limite di tempo. Ecco, appena davanti c'è uno che ti spara. Anche qua mi pare che ci sia uno. E mi ha quasi ucciso. Ok. Cerchiamo di demolire più cosa possibile. Ok, questo non si può. I quadri sono un buon compromesso. Ecco, qui c'era un bug. Ok. Oppure un'altra bella... Ah, ne sono due, cazzo. Pure un'altra cosa molto... che dà tanto. Oh, ma sono rimasti pochissimi secondi. Dai. Guardate se non parlo mai, la concentrazione. Dai, porca troia. Sì, dai. Ragazzi, mi è rimasti 2 secondi e 79. Madonna, che culo. Ok, abbiamo finito la prima missione. Adesso abbiamo lo yacht di Gator. Insomma, mi erano rimasti 2 secondi e 79. Questo è Gator, però. Vabbè, salto dialogo. Ok, facciamo la quarta e la prossima missione. Non sono venuto a dire quarta. Adesso andiamo a prendere le C4 da portare poi, da piazzare allo yacht di Gator. Scritto quarta prima. Forse perché, siccome ho ricominciato a fare questo gameplay di 3x3, questa è la quarta missione, cioè in teoria nella seconda puntata ho fatto le prime due e questa è la quarta delle altre, e delle prime non le conto perché sono come se fossi abituato, che questa qua sia la quarta. Ok, allora qui ci sono non pochi nemici. Una bella canzone. Allora, vediamo se già da qui riesco a ucciderne qualcuno. Faccio sempre così io. Allora, quello lì, sì, mirino rosso, l'ho ucciso, sì. Poi quello, ecco, rischio di cadere in acqua. Buona, lui non mi pare di... E invece sì, ma anche un altro mi sta sparando, me ne siete accorti? Madonna, no, che cazzo è che spara? Ok, il motoscafo è in fin di vita. Faccio subito cambio con questo qua. Ecco, però qui c'è una persona. Ancora viva. Ok, sta per esplodere. Perdo vita. Beh, non esplode, non mi ricordo come funziona, però. Ok, adesso mi sposto dal motoscafo, se no mi rompono anche questo. Ok, da qui non può spararmi nessuno. Io manco li vedo i nemici, quindi. Ah, puttana, muori. Dammi l'arma. Ecco qua, MP5. Uno. E due. Quanta vita ha il... sì, dai, ne abbastanza. Ma senta, quello è un nemico, quello... infatti, ci ho visto giusto. Ecco, mira. Perfetto. Devo prendere le C4. Ok, perfetto. Allora, con un salto ci arriviamo lì.
Ma certo che no. Oh mio Dio.